sì, in questa vita bisogna imparare a lasciarsi quando è finita e vivere ogni istante fino all'ultima emozione, così saremo vivi. Gabbia di ossa. Tutte e a tutti. Sindaco. È indisciplinato, Testamento al Presidente del Consiglio del Comune di Presicce, la dottoressa Paola Ponzo. Grazie all'assessore Marisa Stivala per la sua sensibilità, prima di tutto, per la sua intelligenza, perché non è facile pensare, organizzare tutto questo, e questa secondo me è intelligenza. E grazie a voi ovviamente per essere venute, perché insomma la vostra presenza è fondamentale, soprattutto grazie agli uomini che sono venuti, perché ogni volta ci diciamo, ma perché che gli uomini non vengono mai a questi incontri? Sono loro che devono capire, perché tutto sommato noi qualcosa di noi lo sappiamo, no? Allora niente, io ieri ho fatto una piccola battaglia su Facebook per questa giornata della donna, dedicata alla donna, perché non sono una femminista, però ci sono delle cose che mi danno un po' fastidio. Allora Marisa ha detto, guarda, vuoi parlare tu un attimo? Dico sì, ma proprio un attimo, perché hai delle ospiti così importanti, così belle, così forti, che insomma rubare questo spazio a voi sarebbe proprio da deficienti, ve lo dico sinceramente. Allora, io sono il Presidente del Consiglio, sono la prima donna eletta Presidente del Consiglio per volere del mio sindaco, che ringrazio ovviamente, però sono fiera di essere anche la delegata alla cultura e al turismo, perciò con lei che è complice, abbiamo pensato insomma di invitare le nostre ospiti a visitare Presicce, perché Presicce è uno dei borghi più belli d'Italia, grazie a tanto lavoro fatto anche in passato, da altre amministrazioni, ma noi stiamo portando avanti questo messaggio e ovviamente ci teniamo molto, siamo molto orgogliosi di questo. La nostra amministrazione è un'amministrazione di donne, non me ne volere, però è così, perché queste sono rimaste. Perché siamo più tenaci, probabilmente, perché sempre il mio capoaria. Però questo voglio chiudere dicendo che ovviamente siete invitati a visitare Presicce, che è un paese bellissimo, è un borgo ricco di tantissimi beni, di tantissime bellezze, di qualcosa di particolare, di suggestivo che tutti gli altri non hanno. Saranno più grandi di noi, saranno più ricchi di noi, ma non sono belli come noi. Cioè noi abbiamo qualcosa di unico. Quando visiterete Presicce scoprirete quello che vi sto dicendo, che non è assolutamente dettato dalla passione che io ho infinitamente per questo paese, ma è vero, è proprio così. Poi ne parleremo e mi direte se ho ragione. Allora, la festa della donna, c'è questo modo di pensare, questo messaggio che è stato, ma Presidente non mi riprendere, però questa è la storia che voglio raccontare io, poi tu mi dirai in privato se ho sbagliato, se sbaglio. Allora, abbiamo iniziato, no, è che tu sei sempre una presenza importante per me, sei un riferimento. Allora, stavo dicendo, la festa della donna nasce così nella nostra mente come un evento legato a un incendio che è avvenuto nel 1908 in America. L'incendio c'è stato effettivamente, le fonti raccontano di questo incendio, di queste donne che erano in questa fabbrica, che erano chiuse a chiave per tutto il periodo, diciamo tutto la giornata lavorativa, però non potevano ovviamente muoversi perché erano quasi prigioniere in queste lunghe ore di lavoro. Quando è scoppiato questo incendio, queste donne sono rimaste dentro e alcune si sono gettate dal balcone. Sì, quindi questo evento è accaduto. Ovviamente nel dopoguerra la storia americana ha voluto legare la festa della donna, o comunque la giornata nazionale dedicata alla donna, a questo evento, che è stato un evento importante. In realtà la storia ci racconta di altre donne, che erano donne operaie che nel 1917 hanno guidato una delle prime manifestazioni che poi ha aperto la rivoluzione d'ottobre. Quindi nasce con
lottato per la giustizia, per l'uguaglianza e perché nessuno si possa dire sfruttato nel suo lavoro e nel suo ruolo. Quindi la donna deve essere orgogliosa non di quattro fiorellini, ma di quello che è stata nella storia dell'umanità, perché la donna può essere orgogliosa di dire io c'ero e c'ero in tutti i settori che si sono nel quale l'uomo si è espresso, perché senza la donna non ci sarebbe stato nulla. Quindi noi siamo fiere di essere delle combattenti, delle rivoluzionarie e di avere questo giorno che esalta il ruolo della donna. Tutto qua. La femminista sono io. Passo la parola al sindaco Riccardo Monsellato. Siamo leggermente in minoranza, mi sembra di capire, però la cosa per un aspetto ci fa piacere, anzi per diversi aspetti, e credo che voi stasera non vogliate assolutamente sentire me. Io voglio dire solo una cosa, non neanche due. La parità non si dice, la parità si fa ogni giorno, si fa sul posto di lavoro, si fa sulle opportunità che noi offriamo agli altri, si fa tra chi è in stato di sofferenza, sia in questo caso stiamo parlando delle donne, sia anche chi è in stato di sofferenza anche per altre ragioni, che sono chi soffre, chi è in difficoltà, chi ha delle difficoltà economiche, chi ha tutta una serie di difficoltà durante la loro vita. Per cui la giornata della donna non deve essere il 9 di marzo o 8 di marzo che sia, ma la giornata della donna è la giornata della parità di genere tutti quanti. Per cui io da maschietto vi auguro una gran bella serata che possiamo trascorrere tutti quanti insieme noi maschietti. Volutamente abbiamo scelto di fare l'apertura alla Presidente del Consiglio perché, come ha ricordato Paola, è la prima donna Presidente del Consiglio del Comune di Presicce. Quando ho l'opportunità, io ricordo sempre che cosa significa la storia politica di Presicce in termini di donne. Prima dicevo e raccontavo che già nel 57 Presicce aveva già la prima consigliera donna, Velia Bortoneri, così le ricordo. Nel 77 avevamo già la prima assessore donna, Lucia Franza. Poi abbiamo avuto una persona che si è occupata, Carla. Cioè, devo muovermi meno, una parola. Successivamente abbiamo avuto una persona che si è occupata di associazioni e che ha vissuto la politica in modo bello verso gli altri e quasi ha educato tutte le altre donne come si doveva fare la politica. Ed oggi è in seconda fila di Anna Cesi. Che è stata la prima presidente donna a gestire un'associazione. Dopo ne sono venute tante, abbiamo creato un'associazione che si occupa delle donne nel 2004 e qui sempre in seconda fila c'è la presidente dell'associazione Spazio Donna, l'avvocato Erminia Colella. Abbiamo una grande storia femminile. Quando una comunità, quando un comune ha un'associazione che si occupa di donne è già un passo avanti. Colgo l'occasione per invitarvi domenica alle ore 17 ci sarà la proiezione del film che Spazio Donna insomma provvederà a fare questo evento in occasione sempre della giornata internazionale delle donne e sarà proiettato la pazza gioia. 17 sarà Ferenz. Va bene così, Presidente? Che cosa significa avere un'associazione a Presicce che si occupa di donne? E siamo un passo avanti perché significa occuparsi di alcune tematiche, significa intervenire come è accaduto in questi giorni e intervenire in delle situazioni estreme dove paradossalmente i servizi sociali non possono intervenire e ringrazio pubblicamente Erminia per essere intervenuta in una situazione abbastanza grave e loro attraverso l'associazione siamo intervenuti attraverso
l'intervento economico ma anche di supporto, perché loro sono collegati strettamente con i centri antiviolenza. Quindi io, a me piace ricordare sempre questo valore aggiunto di Spazio Donna. Dicevo, è facile fare adesso la presidente, la presidente di un'associazione, ma non è sempre facile, perché essere donna significa conciliare lavoro, amore, famiglia, impegni sociali e spesso aereo. Anche lui mi guarda perché mi riconosce, cioè, ma che è successo, che hai fatto? Ho detto, ho fatto un intervento un po' particolare, e lui mi disse, mi raccomando, in bocca al lupo. Ho detto, a lei cosa fa qui? E vedo questo ragazzino così sorridente, molto bello, e mi disse, ho accompagnato mio figlio qui a fare le cellule staminali perché la sclerosi multipla. E lui mi disse, mi guardò, perché in quel momento io guardai lui, io guardo il carrellino, che in quel momento era il mio papà, perché il mio papà non c'era. E lui mi guardò il carrellino e mi disse, e tu sei sola, non c'è nessuno. E detto, e tuo padre? Ho detto, no papà, non c'è. Diciamo, non c'è voluto essere. E mi ricordo che lui, senza troppe parole, mi abbracciò talmente forte, ma talmente forte, fu un abbraccio. Io lo dico sempre, sono molto credente, la fede per me ha sempre costituito una sorta di mano invisibile che mi ha sollevata nei momenti di disperazione più assoluta. Io sono convinta che quello fosse il papà di cui avevo bisogno e che mi ha mandato il buon abbraccio. Ho ritrovato la forza di riprendere a imparare a camminare di nuovo. Quindi io mi ritengo una ragazza fortunata, perché il buon Dio mi ha sempre detto, puoi farcela e devi farcela. E questo è uno dei tanti segnali che ho avuto. Dimmi qualcosa di te che nessuno conosce. Gli uomini nei confronti delle ragazze che hanno vissuto come me tendono a dare per scontato che siamo dei pezzi di carne da usare a proprio piacimento e buttare via. Questa è colpa anche degli stereotipi che questa società ancora ci consegna, perché credono che ragazze come noi siano delle lussuriose, affamate di sesso e incapaci di amare, o peggio ancora, non bisognose d'amore. Io lo dico sempre, io il mio corpo l'ho plasmato, cioè io ho dovuto veramente riplasmarmi per essere quella che sono, e come dico io, per somigliare il più possibile al sogno che avevo di me stessa. Quando oggi mi guardo allo specchio, Morena riesce orgogliosamente a riconoscersi. Sono corsa a riabbracciare me stessa, oggi mi abbraccio, mi coccolo, oggi finalmente mi amo. Ho fatto tanta fatica, ne parlavamo prima con Francesco, ho fatto tanta fatica per imparare ad amarmi, perché gli altri mi volevano far credere che ero sbagliata. Non è così, sono sbagliati quegli sguardi indagatori di chi ci giudica senza conoscere. E quindi non credo più all'amore, perché io ricordo quando tornai dalla Thailandia, ero fidanzata con un ragazzo e dovevo sposarmi, se non che io decisi di non portarlo con me in Thailandia in quei 15 giorni, perché non volevo fargli vivere quel mio dolore, fargli vedere Morena annientata completamente, ridotta allo stadio larvale. E quell'amore per lui, quel preservarlo dal mio dolore, perché guardate, secondo me amare qualcuno è preservarlo dal dolore. Cioè, io amo qualcuno se lo difendo a costo di fare corazza di me stessa da qualunque tipo di sofferenza e di dolore. Io l'ho fatto, l'altra persona non l'ha fatto per me e con me, perché quei 15 giorni, insomma, mi è stato infedele. Io oggi sono contenta di non averlo perdonato. Sono contenta di non averlo perdonato, primo perché l'ho abbandonato al suo destino di uomo medio borghese con una donna al suo fianco che non sa, diciamo, tutto quello che lui combina e quant'altro. Quindi quando guardo certi spettacoli così tristi ed avvilenti, mi sento ancora una volta una sopravvissuta, ma questa volta al disamore altrui, perché per chi come me ha sofferto tanto e il proprio cuore è stato ridotto a brandelli tante volte, io ho qualche brandello di cuore che mi serve per respirare, non lo posso, tra virgolette, donare a un uomo, almeno non per il momento, non me la faccio. È stato egoismo, forse, è stato egoismo, semplicemente amor proprio, però diciamo che magari prima di riprendere ad amare un uomo, imparo orgogliosamente ad amare me stessa.
parte a questa domanda già hai risposto, no? Che cosa significa essere donna? Lo chiediamo a te. Essere donna è una sfida vincente, però è anche una grande responsabilità, mi rendo conto. Guardate, oggi che guardo il mondo con lo sguardo di una donna, mi rendo conto che chi guarda il mondo, le donne, con lo sguardo delle donne, vuol dire guardare un po' oltre. Però riuscire a guardare oltre non è sempre un dono, non è sempre facile, perché riuscire a guardare oltre certi steccati vuol dire anche riuscire a cogliere quelli invisibili che rischia di ferirci tanto. Quindi io alle donne dico: guardate oltre, siate madri, siate sorelle, siate mogli, orgogliose di voi stesse, però cercate di non mutuare dall'universo maschile, perché io vedo quest'ansia frenetica delle donne di volersi mascolinizzare a tutti i costi, finendo col mutuare il peggio dell'universo maschile. Non prendete ad esempio gli uomini, ma non perché non siano degni di essere presi ad esempio, ma perché io sento ancora oggi i dibattiti sulle pari opportunità, sulla parità, eccetera. La parità non si raggiunge neutralizzando le differenze, valorizzando le differenze dei generi. Le differenze dei generi e tra i generi non si può saltare il valore dell'uguaglianza. Quando si sente ancora parlare di pari opportunità, signori miei, io la trovo l'espressione più triste e svilente che oggi esiste. Perché quando parliamo di pari opportunità è perché sistematicamente ci troviamo a fotografare una realtà piena di opportunità impari, o aggiungo di più, opportunità mancate. Oggi la realtà è fatta non di opportunità impari, ma di opportunità mancate. E questo è svilente per una società che ancora continua a volersi fregiare dell'aggettivo civile. Io non mi sento di vivere in una società civile. Io in questa società di civile ci vedo ben poco, se non l'impegno di determinate persone che cercano ogni giorno la preside, la figlia di Renata Fonte, la dottoressa, l'amica regista che sentiremo da qui a un po', e tutte le donne e gli uomini che hanno ancora il coraggio di volersi sentire ogni giorno cittadini di serie A, ma facendosi il mazzo così. È questo l'attivismo vero, è quello di non dimenticare il dolore altrui, non dimenticare chi soffre accanto a noi, e soprattutto, dicevo prima, non sforzatevi di neutralizzare a tutti i costi la diversità. La diversità è e deve rimanere un valore aggiunto. La diversità, provateci, fate questo esperimento, la diversità, ve lo dice una che veramente è stata miracolata, o forse si è salvata anche un po' da sé, non lo so. La diversità è un serbatoio inesauribile di forza e bellezza dove ciascuno di voi può attingerci a costo zero ogni giorno. È come se aveste un portamonete invisibile accanto a voi dal quale potete attingere. Guardate, fate tesoro di questa piccola metafora, perché io non ho mai avuto nei miei incontri la presunzione di voler insegnare nulla a nessuno. Io credo che l'insegnamento più forte sia il potere dell'esempio, perché con il potere dell'esempio si può fare quello che ha fatto Gandhi: riuscire a scacciare gli inglesi dall'India e consegnare a tutti una nuova civiltà della tenerezza. Riscopriamo tutti la tenerezza in quest'epoca di ferocia dove tutti sentiamo il dovere di divorare chi ci sta accanto. Riscopriamo la civiltà della tenerezza. Qual è la persona a cui poi pensi più spesso? A parte questi giorni di me, che ho ritratto i messaggi. E con le belle emozioni che mi hai regalato stasera, guarda, ti penserò spessissimo, assolutamente, perché queste sono quelle emozioni che ti rimangono dentro così e fanno sbiadire anche un po' quei rubini di cui parlavamo prima, guarda, perché sono emozioni che fanno bene. La persona alla quale penso più spesso è sicuramente mia madre. Mia madre è una donna meravigliosa, è una donna che per consentirmi di studiare, io non avevo i soldi per comprare, io le racconto con molto
orgoglio queste cose, perché oggi uno vede il risultato finale ma non sa cosa c'è dietro, magari vede la professionista eccetera, però io ho delle origini umilissime, io non avevo i soldi né per andare a studiare all'università, nel senso di prendere casa lì, quindi viaggiavo la mattina, mi svegliavo alle 5:30 e prendevo il pullman 3 volte a settimana almeno da Potenza a Salerno per seguire i corsi più importanti, diritto privato, le procedure eccetera, se ci sono colleghi in aula sanno di cosa parlo. E non avevo i soldi per comprare i libri, mia madre ricordo che ha fatto i lavori più umili e la sera faceva la pasta di casa, no? Impastava la pasta che rivendeva poi a una salumeria per guadagnare 20 euro, io con quei 20 euro mi pagavo l'abbonamento settimanale, 16 euro per poter andare la mattina a seguire questi corsi. Non avevo i soldi per comprarmi i libri, siccome però mi ha salvato anche l'amore smisurato che ho per il diritto, io lo dico sempre, a me lo studio mi ha salvato dalla follia, dalla pazzia, mi ha salvato lo studio, mi sono rifugiata un po' leopardianamente questo studio matto e disperatissimo. E ricordo che gli altri ragazzi un po' più fortunati di me all'università, siccome vedevano che prendevo sempre 28-30 gli esami, allora cosa facevano? Mi facevano le fotocopie dei libri, in cambio però io dovevo fargli i riassunti di tutti i libri, ok? Quindi facevamo questo baratto e io grazie a questa cosa riuscivo a procurarmi le fotocopie, a studiare, a riempire il mio libretto orgogliosamente tutti 28 e 30, a laurearmi con un bel 108 su 110 vecchio ordinamento e essere quella professionista che orgogliosamente vi parla stasera. Ultima domanda. Vai. Una canzone di Rita Pavone, fortissimo, dice: in mezzo alla gente. Userai il buono per visitare Presicce e ci diamo appuntamento più in là quest'estate? Assolutamente sì. Questa volta sarà veloce, domani andrai via velocemente, quindi giuretto. Me lo prometti. La canzone. Grazie.
Presentazione. Di Nardò. Così dici. Sceneggiatrice, aiuto regista, regista e scrittrice. Ha realizzato documentari di successo, vincitrice di premi prestigiosi. Ha collaborato con Rai Fiction e nel 2012 ha adattato per il grande schermo il suo romanzo L'amore imperfetto. Vive a Roma, marito, figlie, varie ed eventuali. Cane e cavallo. Cane e cavallo. Grazie, sono veramente, io è difficile che mi emozioni proprio, cioè lo sento l'emozione proprio sulla pelle, dicevo all'amica di Morena che mi faceva male la pelle, perché davvero è stato un incontro, già da quando ti ho conosciuto l'ho sentito che c'era intanto questo posto meraviglioso, questa città, ecco, quando viaggi, viaggi tanto, viaggi nella tua terra, continui a viaggiare e ti continui ad emozionare della bellezza. Parlavamo di gentilezza e di bellezza. Non conoscevi Presiccia? Non conoscevo Presiccia, purtroppo, però... Per fortuna per la Ferrara. Però, cioè, amo conoscere il mondo e mi piace emozionarmi sempre delle cose. Mi emoziono da 20 anni che vivo a Roma e mi emoziono continuamente nonostante veda una città che è come una donna che si sta lasciando andare, però spero sempre che tutto vada meglio e mi giro il motorino e sono felice proprio di godere delle cose belle, così come lo sono quando arrivo a Nardò, quando vado a Santa Caterina, quando vado nel nostro porto selvaggio, cerco di godere di ogni cosa bella, di tutto. Ultimo libro letto. L'ho comprato, letto. Per 8 anni ho lavorato come story editor a Rai Fiction facendo la lettrice, che poi è la professione che ho dato alla protagonista del mio primo libro, quindi trascorrevo il mio tempo a leggere storie, però spesso leggevo storie che non mi interessavano, lo facevo perché mi veniva affidata quella storia quindi per lavoro, a differenza della maggior parte dei lettori che hanno il piacere di entrare in libreria e di scegliere un titolo, una copertina, un autore, io invece ero costretta a leggere quella storia. Questa forma di costrizione, abbiamo parlato tanto stasera, no? Di violenza e costrizione, una costrizione comunque privilegiata, è stata il mio nutrimento. Io sono una persona, hai chiesto a tante come ti vedi, no? E si è partita subito. Vedi, scusa, prima chi è Francesca Bucci, visto la Francesca, e poi siete disciplinate, l'ho detto prima. Sì, perché purtroppo io sono un continuo viaggio perpetuo con la curiosità. Non mi sazio mai, non c'è niente che possa saziare, non inquietudine, quella anche mi appartiene tanto, però più che inquietudine è proprio curiosità, è curiosità di chiunque mi conosca. A volte poi ci sono tante mie carissime amiche qui stasera, anzi le ringrazio per il lungo tragitto, per essere venute fin qui. Io ho bisogno sempre di sapere, quando incontro qualcuno, di sapere, ma non per una morbosa curiosità, che proprio amo conoscere l'altro. Quindi mi piace sapere se sei felice, se sei amorevole o che se sei innamorata. Cioè mi piace proprio entrare nell'altro. Particola. Comunque il libro che ho letto è... Io ho finito, sono molto contenta di aver finito un lavoro veramente al quale sono legata. Io ho fatto tanti lavori in Medio Oriente e tanti lavori sull'Olocausto. L'ultimo libro è una storia italiana molto molto bella che parteciperà a un festival molto importante a settembre, quindi sono contenta, ci sarà una presentazione adeguata e poi un lavoro prodotto da Rai Cinema e l'Istituto Luce. Racconta una grande storia di accoglienza. Accoglienza a oltre 800 bambini ebrei rimasti soli al mondo che vagano per l'Europa e vengono accolti in un piccolo comune lombardo. E questa storia, insomma, mi ha. Ecco, un libro I figli di Moshe. Cosa vuoi fare da grande? Continuare a fare quello che sto facendo perché io sono la persona più felice del mondo. Sempre in questo momento una delle mie migliori amiche sta
una grande malattia, contro un bruttissimo cancro, e le sono accanto sempre, tutti i giorni, in ogni momento. Però nonostante quello io sono felice, cioè sono felice insieme a lei anche di vivere, la ringrazio anche per accompagnarmi in un percorso così, perché ti mette a nudo, come ogni cosa che ti mette a nudo, come la, ecco, l'essere messa a nudo di Viviana quando ha perso sua madre e quando ha cominciato il suo percorso di figlia e di madre della nostra preside, perché creare competenza è proprio la più grande forma, il più grande dono che si possa dare. Lei, la nostra dottoressa, addormenta e spero ti permette di rinascere da quel sonno. Morena, la storia mi ha molto colpito, perché sono sempre stata molto attratta da quei percorsi fatti di coraggio, cioè veramente hanno tutta la mia stima, perché ci vuole davvero un coraggio a dire mamma mia che bello, perché arrivi ad essere quello che vuoi. Felice. Anche se non sei felice, però ha combattuto, cioè combatti per provare ad esserlo, no? Per avvicinarti comunque alla tua natura. Quindi quello è un grande dono. Io credo che stasera la parola che può racchiudere tutto, visto che tiro le somme, facciamo la sintesi, certo, è proprio come in un film. Io parlo un po' per quello che mi compete. Purtroppo nella struttura del film ci sono i primi 5 minuti e gli ultimi 10 minuti che decretano l'interesse o meno di un film. Perché se gli ultimi 10 minuti, proprio tecnico e quasi scientifico, ti acchiappano, tu esci dalla sala e dici vabbè sì, forse il primo tempo era un po' lento, però alla fine ti riassume. Io credo che stasera la nostra parola grande è stata accoglienza. Io voglio che sia questa, sia accoglienza, come diceva, nella bellezza della diversità, e poi l'accoglienza di Carla, della sua musica, che veramente mi ha... Quali sono i tuoi sogni e i tuoi progetti? Allora, i sogni come donna, come persona? Decidi tu. Allora, come persona io sono molto spaventata e sognerei, è la cosa più banale che sto dicendo, parlo di sogni universali, mi dà molto dolore la situazione della Siria, non ce la faccio più a vedere una situazione del genere. E la situazione di miliardi di bambini che vivono ancora questo via vai, parlavamo dei bambini adagiati su un fondale marino piuttosto che dei bambini che devono scappare, se riescono a scappare dalle loro case, piuttosto che tra poco, spero presto, dovrò fare un film in Africa, e quando sono andata a fare sopralluoghi anche quello, cioè ci sono delle dinamiche che mi danno proprio fastidio. Progetti. Allora, progetti professionali. Progetti professionali è un momento bellissimo, non so se è colpa di Saturno che è andato via finalmente, perché mi ha uccisa negli ultimi 3 anni. Sì, gemelli, ascendente e bilancia, sono un disastro però. Mamma mia. Allora, ho questo film molto bello, è una storia femminile di grande coraggio, perché è la storia di un'avvocato italiana che dopo la morte del padre decide di prendersi una pausa e per puro caso si trova in Africa e comincia come attivista con i gruppi di antibracconaggio. È un tema sociale che mi ha molto attratto quando un produttore me l'ha proposto, un produttore pugliese tra l'altro, mi ha eccitato da morire, perché insomma vedevi un po' una mia Africa ambientata nei nostri giorni con un'eroina italiana, un'eroina che, ecco, a me piace molto l'idea dei valori universali da provare in qualche modo a raccontare. Sì. Più rimpianti o rimorsi? Nessuno dei due, proprio nessuno dei due. Vivo, io bevo proprio bicchieroni d'acqua proprio con gusto. Tante volte di vino, assolutamente, tante volte veramente dico ma se mi dovesse succedere qualcosa stasera, io sono felice di aver vissuto, cioè proprio sono proprio felice, anche perché dico spesso, quasi sempre quello che penso.
penso, ma soprattutto dico quello che sento. Cioè, se io ho bisogno di dirti ti voglio bene, io lo dico. Ho bisogno di manifestare tutto, perché non vorrei mai trovarmi nella condizione di dover pensare perché non glielo ho detto. Da regista, a parte che prima o poi sceglierai Presince. Magari. No, perché noi, io e Paola, abbiamo detto invitiamola perché prima o poi sceglierà Presince. Da regista, qual è la tua inquadratura perfetta? Bellissima domanda, senza dubbio il piano sequenza, che è l'inquadratura più difficile, perché tecnicamente ci sono, un film si costruisce molto in montaggio, no? Quindi si fanno le varie inquadrature, tipo nella nostra conversazione c'è una panoramica per cui si vede Marisa e Francesca. Poi si fanno le soggettive, quello che vede Marisa, quello che vede Francesca, oppure il primo piano su Marisa e il primo piano su Francesca. Perciò i set sono lunghi, perché richiedono di tanti tipi di inquadratura. Il piano sequenza è veramente un auspicio, è molto complessa come progetto per un regista, perché nessuno deve sbagliare niente. Quindi tu cominci, e cominciato tutta la serata senza mai interrompere il ciak. È tutto in sequenza, ma non perché sia una sfida, perché io voglio fare la figa e voglio fare il piano sequenza, perché mi piace il divenire delle cose, mi piace proprio vivere il momento, non la costruzione. Sei una delle poche registe che ha realizzato il film dal proprio libro, quanto hai dovuto adattare? Allora, intanto quella è un'esperienza che per me è veramente stata un regalo, perché io... Ti fermo, sì. Francesca, in realtà tutto questo non doveva avvenire, perché io avevo chiesto a te, dico Francesca vieni a Presince, ti presento, vediamo il film, poi facciamo delle domande, abbiamo cancellato tutto e abbiamo messo in atto questa cosa. È stata più bella, assolutamente. No, intanto non amo troppo l'autoreferenzialità, nel senso che poi si parlava anche di progetti che ormai sono già passati, no? Già andati. Quindi sì, mi piace, cioè io sono già diversa da come ero ieri, quindi non parlare di 3 anni fa, per quanto poi sia legata a quell'esperienza, mi faccio anche tenerezza, no? Se ripenso a come ero, a quello che ho fatto, a quello che ho sbagliato, a come potevo fare. Di quell'esperienza sicuramente la cosa più bella, oltre che proprio misurarmi col magico mondo del cinema. Dopo che io per tanti anni ho lavorato dall'altra parte, quindi lavoravo leggendo le storie, e non ho mai, ho sempre pensato che quello fosse il mio lavoro dei sogni, cioè non avevo nessuna ambizione. A me è capitato veramente, anche in maniera buffa, perché la mia passione grande è fare documentari, quindi raccontare il cinema del reale. Giravo un documentario, avevo anzi appena finito di girare un documentario in Giordania su Maria Maddalena, e tornai completamente innamorata di questa figura, di questa donna, una donna che conoscevo poi un pochino, per quanto potevo conoscerla da scuola, dalle letture del catechismo, quindi di questa figura biblica, no? Evangelica e biblica. In realtà, stando nella sua città, Magdala, io scoprì di quanto questa donna fosse autonoma, indipendente e capace. Lei era chiamata puttana perché era una donna indipendente e soprattutto molto colta. In quel periodo era un peccato, era un sacrilegio, era un po' come, no? Come la lungimiranza che poteva avere la nostra Renata. Quelle donne così forti, in una dinamica assolutamente poi maschile, in quel periodo, poi c'era il bacio di Gesù e tutto quello che ci vogliamo raccontare, che ci hanno raccontato. Di fatto tornai con questa voglia di raccontare la storia di una donna indipendente. Io in quel momento avevo appena finito di allattare, anch'io come loro sono stata una allattatrice proprio vergognosa, perché mia figlia mi chiedeva di non indossare il lupetto perché voleva allattare, per cui era capace di parlare, non dico altro. Però io mi rendevo conto che nonostante fossi diventata madre, io avevo, e per certi aspetti mi veniva quasi un senso di colpa, io ero ancora più libera.
libera rispetto a quando non ero madre. Cioè la maternità, avere una figlia, un rapporto bellissimo con mia figlia, ormai è quasi una donna, 14 anni, però avevo mantenuto un senso di indipendenza e di piacere di stare da sola anche con me stessa, pazzesco, no? Detto, mamma mia, forse non sono una madre adeguata, forse non... Io tuttora ho il piacere di partire, di andare, senza... è come se avessi compiuto un atto bellissimo, come se... però non... nello stesso tempo io sto bene anche senza di lei. Senza senso di colpa. Senza senso di colpa. E quello devo dire che anche lei mi ha... dovevo... 2 anni fa dovevo partire per un viaggio in Cina, per un lungo viaggio, per un documentario, e Maria doveva cominciare la scuola media e avevo un po' lo scrupolo di lasciarla in un momento importante, no? Di passaggio. Fu lei fantastica che mi lasciò un post-it sullo specchio del bagno il giorno prima di partire e lei mi scrisse, ce l'ho ovviamente ancora conservato, mamma divertiti sempre con la tua vita. Quindi mi ha dato il via biglietto per andare via. Il biglietto per andare via. Quanto ho dovuto adattare, dicevi? Sì. Allora, un pochino, perché purtroppo, come diceva Morena, con tutto rispetto per la società che la RAI, con la quale collaboro da quasi 20 anni e che mi ha fatto fare veramente, mi ha fatto realizzare tanti progetti proprio belli, interessanti, mi hanno fatto crescere, mi ha fatto imparare tanto. Però c'è sempre quel regime su alcuni temi che domina. Allora, quando decisi di raccontare questa storia di una donna che è combattuta e confusa con la propria sessualità e che vive una storia con una donna e contemporaneamente una storia con un uomo, perché è assolutamente confusa nonostante abbia 30 anni, più di 30 anni, perché la confusione è legittima solo per un ragazzo in età adolescenziale, no, si può essere confusi anche a 80 anni e capire ancora che tipo di orientamento puoi avere, perché dobbiamo essere definiti, come si definisce il tempo della definizione. E il fatto che io avessi deciso di raccontare questo, al di là che vedere due donne che si baciano può essere eccitante per molti uomini, ma magari c'è altro, no? Devo dire che ho dovuto un pochino faticare perché venisse accettato. E questa storia è stata molto bella però perché mi ha permesso veramente di conoscere tante persone, tante storie, tantissime ragazze giovanissime che ancora mi scrivono e che mi ringraziano per aver dato in maniera pop all'epoca, perché adesso ormai vediamo anche in fiction di serie U, di Rai 1, no? Alle 9 di sera vediamo un racconto di dinamiche omosessuali in maniera più libera, però ho dovuto un pochino faticare. In percentuale, quanto sei salentina, quanto la salentina che c'è in te incide nella tua vita? Al 100%, ma si sente anche. Tante volte mi dicono, mamma mia, da quanti anni mi ero da 20? Ancora sì. Beh, io credo che le origini non si possono dimenticare. Le origini non sono solo origini che stanno lì, in quel punto, poi dopo tutto è andato. E l'origine sei tu. Cioè, è quello che sei, no? E ieri venuta a prendermi una mia amica, ho detto, mamma mia, io sento un odore quando arrivo qui, io sento l'odore di casa, che non sento in nessun altro posto. Per quanto poi io stia anche bene, perché io ho necessità di vivere sempre, di cambiare sempre luogo, non credo che riuscirei a vivere stabilmente, neanche qui che è il posto che amo, no? Che è casa mia. Però nonostante quello io sento, lo sento, lo voglio mantenere anche nelle parole, nel ritrovare delle vecchie parole dialettali, portarmele sempre appresso, perché sennò non siamo noi. Bello. Sì, fuori dalle domande, la parola dialettale che più fai riferimento? No, città no. Quello dico sempre io. Allora, mi piace molto, bella e piccina mi piace da morire, e c'è una parola che mi fa impazzire che ritengo proprio il capoca. Capoca la conoscete? Io so, qui è poca. Capoca, la trovo
il suono delle cicale e dell'estate e di Nundia, che trovo stupenda, e che racchiude molto la dinamica proprio e quell'abbandono, no? Quel momento di, che è proprio dell'estate, quando sei sfruttato il dopo pranzo che non devi fare niente. Il viaggio che ha cambiato la prospettiva della tua vita, se dicessi una persona o un viaggio o una persona? Ti è cambiato di più un viaggio, ti è cambiato di più una persona? Ti è cambiato un viaggio e una persona? Allora, contemporaneamente un viaggio e una persona e... In piano sequenza. Il viaggio, com'è? In piano sequenza. Sicuramente il viaggio... La città è Gerusalemme. E quindi il Medio Oriente. Il Medio Oriente mi ha proprio, perché mi ha un po' lanciato nella paura. Quando ho cominciato ad andare, vabbè, ormai non cambia mai niente perché purtroppo c'è sempre un regime di alta tensione. E mi piace sapere che lì è cominciato tutto. Ecco, Gerusalemme è una città che mi stordisce. Cioè sapere, per una quasi laica come me, che lì, cioè in quel punto preciso, in quei pochi metri quadri, ci sono le tre grandi religioni monoteiste, mi fa impazzire, cioè da quel punto è partito tutto. Ecco, ritornando, la persona, il mio mentore, che veramente è stata la persona che mi ha cambiato la vita, che non c'è più da qualche anno, un grande scrittore, una grande testa veramente. E, parlavamo del bello della diversità anche lì, cioè pensare che l'Israele, che è un posto piccolo, quasi più piccolo della Puglia, cioè quasi quanto la Puglia, ci sia un tale numero, di tale diversità di razze, è bellissimo. Allora, bellezza ovunque, perché è un popolo meraviglioso, sono tutti belli, c'è questa creatività, un posto così piccolo. Tel Aviv è la città col più alto numero di start-up al mondo, cioè al mondo. Significa che c'è proprio una frenesia. Quindi quando senti parlare ancora di difficoltà ad accogliere i nostri vicini di casa, perché arrivano da lì, cioè il Mediterraneo è qui, mi viene veramente, ecco, mi viene uno sconforto, diceva Morena, a dire: ma in che paese civile viviamo? Una canzone di Lucio Dalla, cantata nell'ultimo Sanremo da Ron, dice: sono già passati 1000 anni, tanto è il tempo che ti guardo e non parli, quanto il silenzio racchiude un amore. Dio, è controversa per quanto mi riguarda questa domanda, perché, come dicevo prima, io amo dire, quindi, però allo stesso tempo spesso trattengo magari per proteggere, per proteggere l'altro, per proteggere me stessa, non lo so, quindi, però il silenzio ha un ruolo veramente fondamentale anche nella mia vita. Nel caso di un soggetto come me, che sulla pagella a scuola ha sempre avuto molto loquace, quindi sembrerebbe non appartenermi, in realtà il silenzio è veramente un grande amico. Sì, è un grande amico, un alleato. Per far cantare Carla, vorrei descrivere il quadro che c'è dietro, che ho desiderato che fosse qui con noi, da un artista di Presincia, Liliana Cazzato. Bello. In realtà la sala, tutto è stato organizzato da contributi dalle donne, quindi è stato arricchito da una serie di amiche. In realtà è stata bravissima, proprio... Il quadro è questo, dice questo, secondo Viviana: il nostro cuore è un dono per chi lo sa accogliere. I sentimenti sono una cosa non sempre facile da gestire, perché coinvolgono altri individui e non solo noi stessi. Distribuiamo sentimenti come fossero preziosi chicchi di melograno, non tutti vengono accolti come vorremmo. Posso però disperdersi come petali al vento o rimanere impressi sulla pelle per sempre, e comunque vada, vale sempre la pena donare un pezzo di cuore.
Questo dice lui. Ovviamente come tutte le serate devono essere fatti dei ringraziamenti.
ringrazio gli sponsor, Farmacia Sbarro, ma in realtà devo ringraziare Flavia Lubello che mi ha dato la possibilità di poi di realizzare tutto questo che abbiamo preso. CAF Artigianato Impresa Lecce, Lina, vi ringrazio. E devo ringraziare lo zio Antonio che è sempre disponibile e Fernando Bazzaro. I colleghi amministratori, le donne dell'amministrazione, non quelle proprio effettive, ma Claudia Frivoli che ha realizzato poi tutto il set che vedete qua e ovviamente Tania Monsellato. Rimane, io questa sera ho sempre parlato di 5 donne, in realtà sono 6. La sesta ha scelto di tacere, di non scegliere le parole, ma di scegliere le note. Talento e personalità sono le chiavi di volta del suo farsi conoscere attraverso la musica. Alle parole preferisce le note, accende a schemi inconsueti dentro i quali depone la sua delicatezza nel raccontarsi. Ringrazio per essermi stata accanto in questa avventura. Con lei abbiamo costruito questo percorso di musica, di parole, di storie, di donne. Carla Schiavani. Descrivere Marisa o comunque contenerla in una descrizione, no? Lei è così, come la vedete, è poesia proprio, poesia in continuo movimento. Lei è, c'è, forse più per gli altri che per se stessa, no? Vero Marisa? Voglio farti un regalo questa sera, è un regalo che in realtà non mi appartiene, te lo sai. Sempre con le note, è un brano della Vanoni presentato nell'ultimo Sanremo. Dubbio. Io credo che poi questo è il tema principale di questa serata. Tu sei l'emblema di questo incontro tra donne prescelte, no? Dove predomina la bellezza e l'amore. E nell'amore non bisogna mai pronunciare l'unione come non bisogna neanche pronunciare il distacco. È come un percorso naturale, un concepimento. Bisogna imparare ad amarsi, bisogna imparare a lasciarsi. No. Perché? Bisogna imparare ad amarsi e continuare ad amarsi. Perché finirlo così? Perché ci deve essere una fine? No. I brani che ho scelto per le nostre donne hanno una cosa in comune che io amo e che mi ha aiutato molto, è la malinconia. Io credo che la malinconia sia veramente un prolungamento della felicità. E quando proprio la senti sulla pelle, no? Sotto la pelle, è un privilegio. Perché cominci ad amare non con il tuo cuore, ma con il cuore dell'altra persona. Quindi è un amore che continua, continuamente, in continuo cambiamento, in base, non lo so, in base alle proprie percezioni, ricordi, palpitazioni. E non si annoia mai, questa è la cosa più bella. E il grande Gino Paoli, che non a caso è stato il compagno, forse più grande di Ornella Vanoni, diceva che una storia d'amore non può mai finire. Parlava però di una grande storia d'amore. Io credo molto nell'amore, l'amore può essere veramente una salvezza, ma l'amore visto col sorriso, dando un'accezione positiva, un'accezione di libertà, non di prigione. Quindi nella malinconia questo amore non può mai finire. Giorno per giorno, senza sapere.
cosa mi aspetta. Non è mio potere. Gioia e tristezza. Senza quella sensazione che non mi fa dire che
che mi piaci per davvero, anche se non te l'ho detto, perché squallido provarci solo per portarti a letto, e non me ne frega niente se devo aspettare ancora, aspetterò quando è il momento, non sarà una volta sola, ma spero più che posso soltanto sesso, questa volta non mi perdo. È così, anche questa notte è già finita e non so ancora dentro come sei, non so neanche se ti rivedrò o resterà soltanto un'altra inutile occasione, e domani poi ti rivedo ancora e ancora, però mi piaci per davvero anche se che squallido provarci solo per portarti a letto, e non me ne frega niente se non può aspettare ancora per guardarti finalmente, dirti solo una parola, ma spero più che posso che non sia soltanto sesso, questa sono illusione, però stasera mi rilasso e penso a te e scrivo una canzone, ma non c'è più che posso, con il mare e con il sesso finalmente mi presento, perché oggi sono io. Pensarci e pensami, se vai lontano scrivimi, anche senza mani scrivimi, se è troppo buio chiamami, prendi il telefono, parlami, io e la notte siamo qua. Ma come si fa a tenere un cuore se ho le mani sempre sporche di carbone? Sono già passati mille anni, tanto è il tempo che ti guardo e non mi parli. Senza lei io morirei, ma chiudo gli occhi e so sempre dove sei, sempre più lontano o dentro a questa goccia che mi è caduta sulla mano. Almeno pensa, senza pensarci pensa, se vai lontano.